Sanità ancora in primo piano nel nostro TG, sindacati preoccupati al Consiglio Generale della UIL FPL e riflettori sulle verifiche al disavanzo effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Crediti edilizi incagliati dopo lo stop al bonus 110 in provincia di Matera, a rischio 200 ditte, oltre un migliaio di lavoratori, e quanto rappresentato al prefetto Santecoppone da sindacati, associazioni di categorie e rappresentanti del settore. Le indagini sull'omicidio Pucillo a Pescopagano: l'assassino avrebbe provato ad occultare il corpo trascinandolo nella boscaglia attigua al pascolo di Podoliche del medico settantenne ucciso a colpi di fucile 10 giorni fa. Social network e intelligenza virtuale nella prova per la competizione organizzata nell'ambito della 23esima edizione del Media Show, l'Olimpiade multimediale organizzato dal Liceo Scientifico Federico II di Melfi, ricca di ospiti e di interventi, la cerimonia di apertura della manifestazione. Volley a 2, ultimo atto della regular season per la Cave del Sole Lago Negro, che si prepara alla trasferta difficile a Pordenone. In casa biancorossa si sorride per la convocazione nella nazionale under 19 del giovane schiacciatore Ed Saidi. Buon pomeriggio dallo studio della Nuova TG, ben ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Dunque, lo sentivamo poco fa dai titoli: preoccupazione dei sindacati circa lo stato della sanità lucana all'indomani del confronto richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il governatore Bardi sui conti in rosso del comparto. Se ne è parlato oggi durante il Consiglio Generale della UIL FPL. Michelangelo Russo. Le condizioni del sistema sanitario regionale e nazionale in primo piano a Potenza durante i lavori stamani del Consiglio Generale della UIL FPL. All'indomani delle rassicurazioni fatte dal Presidente della Regione Vito Bardi a Roma, dove è stato convocato per un confronto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al disavanzo accumulato dalla sanità lucana a 15 milioni di euro, il segretario Guglielmi, nella sua relazione introduttiva, ha ricordato le numerose problematiche che interessano il comparto. Le preoccupazioni rimangono perché parliamo di un settore che sta attraversando una crisi finanziaria importante, non solo a livello regionale, è un problema nazionale. Moltissime regioni hanno questo problema aggravato dalla pandemia e dal cambio dei bisogni di salute che si è intervenuto negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni. Le dichiarazioni del presidente Bardi ci tranquillizzano un po', nel senso che alla fine le nostre proposte, quelle appunto di intervenire in ogni caso anche con risorse del bilancio, sono state in qualche modo, almeno dalle dichiarazioni, sono state accolte, e quindi questo è un segnale positivo. Rimangono poi tutte le preoccupazioni, e cioè bisogna dare alle aziende sanitarie una guida, non possiamo tenere aziende sanitarie acefale. Bisogna accelerare sui concorsi, bisogna rinnovare attraverso il turnover e stabilizzare tutti i precari, e bisogna aprire un confronto con il movimento sindacale e con tutte le altre forze sociali sul nuovo piano sociosanitario. Criticità che si registrano anche a livello nazionale, come sottolineato dal segretario confederale Proietti. Noi dobbiamo mettere i lavoratori nelle condizioni di fare bene il loro lavoro, e l'hanno fatto benissimo in questi anni di pandemia. Sono stati chiamati in quei giorni eroi e poi sono stati dimenticati dalla politica. Occorre stabilizzare tutti i precari, fare nuove assunzioni per colmare il turnover di questi anni, e per fare questo la UIL concretamente ha indicato la strada. Le risorse del MES sanitario sono uno strumento per riprogettare alle fondamenta il Servizio Sanitario Nazionale, e dobbiamo anche sapere che oggi ogni risorsa investita nella sanità ha un riverbero positivo su tutto il sistema economico produttivo del Paese. Se il Servizio Sanitario Nazionale, pur tra tante difficoltà, non avesse retto la pandemia, l'Italia nel 2021-2022 non avrebbe avuto la crescita del 6-4% del PIL. Resta aperta la vertenza che vede coinvolte le strutture ambulatoriali della specialistica privata convenzionate con il sistema sanitario regionale. Nel mirino i budget di spesa approvati dalla giunta regionale attraverso l'applicazione del criterio della produzione dell'anno 2022 quale parametro di riferimento per la definizione dei corrispettivi anche per gli anni 2023-2024, che dovrebbero concorrere ad abbattere le liste d'attesa, risorse ritenute insufficienti dagli operatori che affermano di poter lavorare a singhiozzo per soli
soli 2 anni. Il portavoce dell'unità di crisi Michele Cataldi annuncia nuove forme di mobilitazione, esigendo un tavolo di confronto con l'assessore alla salute Fanelli. E siamo al report settimanale sull'andamento della pandemia in Basilicata. In calo i nuovi casi, 69 positivi registrati nella settimana dal 24 marzo a ieri. In quella precedente se ne contavano 96, a fronte del quasi analogo numero di tamponi, circa 1500 i test esaminati ultimamente, una cinquantina i contagiati nel Potentino, meno di 20 nel Materano. E scende drasticamente l'incidenza per 100.000 abitanti, 14 nuovi casi contro i 18 del periodo dal 17 al 23 marzo, 12 in tutto i ricoveri negli ospedali di Potenza e di Matera, nessuno dei quali è in terapia intensiva. Scende al 4% il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, pari allo zero quello in rianimazione. Per la terza settimana consecutiva non sono stati registrati altri decessi, fermo a 982 il totale delle vittime in Basilicata di inizio pandemia, e con soli 53 guariti i positivi residenti in isolamento domiciliare si portano a 8.012. Crediti edilizi incagliati dopo lo stop al bonus 110. In provincia di Matera a rischio 200 ditte e oltre un migliaio di lavoratori, quanto rappresentato al prefetto Sante Copponi da sindacati, associazioni di categorie e rappresentanti del settore. Intanto la giunta regionale, per offrire un quadro certo e stabile del sistema degli appalti pubblici, ha approvato il prezziario 2023 per l'esecuzione di opere pubbliche. Sentiamo Lucia Pietrafesa. Il blocco della cessione dei crediti d'imposta e dello sconto in fattura comporterebbe una mancanza di liquidità per le ditte del settore edile e di conseguenza una contrazione del mercato del lavoro, una situazione che creerebbe gravi ripercussioni sull'economia, con difficoltà nel Materano per circa 200 imprese e oltre un migliaio di operai. E quanto rappresentato al prefetto di Matera, Sante Copponi, dai rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle sigle sindacali in merito alle criticità legate ai cosiddetti crediti incagliati connessi ai bonus edilizi. E mentre il governo studia i necessari aggiustamenti allo stop del bonus 110, il prefetto di Matera ha assicurato di voler interessare della questione i ministeri competenti. Un aiuto al settore intanto arriva da Viale Verrastro. Per offrire un quadro certo e stabile al sistema degli appalti pubblici e al tessuto sociale, economico, produttivo del territorio, la giunta regionale ha approvato il nuovo prezziario regionale per il 2023. Si tratta del terzo aggiornamento in 13 mesi. L'incremento medio delle voci più rappresentative di prezzo finale, fa sapere l'assessore Merra, è stato superiore al 24% rispetto al 2022, a seguito delle indagini di mercato e le analisi dei prezzi condotte dal comitato tecnico costituito dai rappresentanti regionali di ordini, collegi e associazioni di categoria. Il nuovo prezziario presenta importanti novità anche sotto il profilo funzionale e contenutistico, con nuovi elementi di prezzo relativi alle esecuzioni di lavori di efficientamento energetico e impiantistico. L'attualità dei principi e dei valori della Costituzione a 75 anni dalla sua promulgazione sarà il tema al centro della consueta manifestazione sindacale del 1 maggio, che quest'anno si svolgerà a Potenza su iniziativa di CGIL, CISL e UIL, con gli interventi in contemporanea dei segretari regionali Mega, Cavallo e Tortorelli e di quelli dei leader nazionali Landini, Sbarra e Bombardiere. Alle questioni del lavoro affrontate in ambito nazionale si affiancheranno le tante vertenze lucane. Non mancherà il tradizionale concertone organizzato dalle sigle sindacali in piazza San Giovanni a Roma a partire dal pomeriggio. E di fronte ai ritardi della spesa del PNRR è necessario aprire una cabina di regia con sindacati e forze sociali presso la presidenza della giunta regionale. La richiesta, che arriva dal segretario della UIL Tortorelli, viste anche le difficoltà in Basilicata di numerosi comuni. Sentiamo Celestino Benedetto. I numeri sono preoccupanti. Il tasso di realizzazione del programma PNRR, che si attesterebbe al 12% delle risorse complessive messe a disposizione da qui al 2026, e il fatto che il 62% dei comuni giudichi complessa la partecipazione ai bandi, rischiano di non veder realizzati alcuni progetti. I problemi che ostacolano la partecipazione ai bandi del piano di ripresa e resilienza sono tanti e diventa fondamentale monitorarli tutti, tenendo conto che al sud ci vogliono 9 mesi in più rispetto alla media nazionale per costruire le infrastrutture sociali. È per questo che il segretario della UIL, Vincenzo Tortorelli,
rilancia la necessità di una cabina di regia ad hoc presso la presidenza della giunta regionale, aperta ai sindacati e alle forze sociali per capire come stanno realmente le cose. Non sarà certo il geometra messo a disposizione dalla regione per periodi da 4 a 6 mesi in 70 comuni, spiega, a risolvere il problema del rafforzamento delle amministrazioni comunali, prive di personale e di tecnici competenti. Ultimo il tema della partecipazione. Chiediamo quindi che, come avvenuto con il protocollo sottoscritto a Palazzo Chigi a dicembre 2021, tra il governo e i sindacati, anche il presidente Bardi promuova un confronto vero e non una semplice informativa. E l'amministrazione comunale di Potenza ha affidato i lavori del bando PNRR Sport e Inclusione rispettando la scadenza del 31 marzo. A comunicarlo in una nota congiunta sono l'assessore al bilancio e allo sport e alla programmazione Gianmarco Blasi e l'assessore all'ambiente ed energia Maddalena Fazzari. Gli interventi per una spesa di 3 milioni di euro interesseranno i parchi cittadini di Rossellino e della Villa Comunale di Santa Maria. In questo caso sarà riqualificata la bocciofila con una struttura avveniristica ed ecosostenibile. Sarà possibile praticare anche il padel, l'offerta, commentano Blasi e Fazzari, che fino ad oggi mancava. A Rossellino invece spazio alle due ruote con una pista da pump track tra le più grandi del centro-sud. Soddisfazione è stata espressa dai due assessori anche per aver messo a disposizione delle aziende del territorio risorse utili anche al rilancio dell'economia locale. Ed è stato pubblicato dalla Regione il bando di gara per i lavori di completamento, recupero e ristrutturazione edilizia del secondo padiglione dell'ex ospedale civile di Matera da adibire a residenza per studenti universitari. L'avviso si avvale di un investimento pari a 13,7 milioni di euro, di cui 10,65 a base d'asta per progettazione ed esecuzione. La nuova casa dello studente di Matera sarà caratterizzata da soluzioni impiantistiche, tecnologiche di qualità dei materiali ed architettoniche all'avanguardia ed autoprodurrà l'energia necessaria per il suo utilizzo. A breve, fa sapere l'assessore regionale alle infrastrutture Donatella Merra, saranno lanciati ulteriori investimenti da attuare anche a Potenza con la pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'individuazione di immobili da adibire a residenze universitarie nella città capoluogo. Le indagini sull'omicidio Puccillo a Pesco Pagano, l'assassino avrebbe provato ad occultare il corpo trascinandolo nella boscaglia attigua al pascolo di Podolica del medico settantenne, ucciso a colpi di fucile 10 giorni fa. Fabrizio Di Vito. Tante ipotesi, altrettanti interrogativi, ma ancora poche risposte. E questo è il quadro investigativo a 10 giorni di distanza dall'omicidio del dottor Lorenzo Puccillo, freddato a colpi di fucile lo scorso 21 marzo all'interno della sua masseria alla periferia di Pesco Pagano. 3 le piste principali attorno alle quali gli inquirenti stanno cercando la chiave del mistero, individuando il movente di un delitto che il procuratore Curcio ha definito violento ed efferato. La prima è quella che porta verso dissidi di vicinato legati a vecchie ruggini per questioni di pascolo confini. La seconda verso contrasti di natura familiare e l'ultima emersa in un secondo momento verso la sfera privata del medico e un movente passionale. Ma i carabinieri, coordinati dal PM Giuseppe Borriello, titolare del fascicolo per omicidio volontario al momento ancora aperto contro ignoti, hanno portato alla luce ulteriori elementi nelle ultime ore. Chi ha ucciso il dottor Puccillo infatti avrebbe anche provato ad occultarne il cadavere. Il corpo del settantenne è stato ritrovato in un dirupo poco profondo, pieno di rovi ed arbusti, distante qualche decina di metri dal piano di pascolo delle Podoliche che il medico allevava ormai da qualche anno. I rilievi degli inquirenti avrebbero fatto emergere sul terreno e nella vegetazione la presenza di segni di trascinamento del corpo. C'è poi un altro dettaglio che potrebbe aprire un ulteriore scenario da approfondire. Al momento del ritrovamento del corpo, avvenuto, ricordiamo, soltanto 24 ore dopo rispetto all'agguato mortale, il dottor Puccillo aveva addosso soltanto un maglioncino, abbigliamento decisamente non consono per le temperature dello scorso 21 marzo, quando a Pesco Pagano di prima mattina il termometro era di pochi gradi sopra lo zero. La presidente dell'associazione lucana Agata Volontari contro il cancro, Mirna Mastronardi, ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana per l'impegno profuso a sostegno dei pazienti oncologici attraverso l'attività di volontariato creata e fortemente voluta da Mastronardi a Marconia di Pisticci, per poi estendersi su tutto il territorio regionale e anche nazionale. Tra i 30 insigniti alla cerimonia di consegna che si è svolta nel salone del Palazzo del
Quirinale, Mastronardi ha ringraziato tutti i volontari e un riconoscimento ha detto che ripaga delle tante difficoltà riscontrate in questo percorso tortuoso della malattia, della solitudine e di quella voglia di superare ostacoli che a volte sembrano insormontabili, come l'accesso alle cure, la prenotazione di una visita, la strada da tracciare per trovare piccole soluzioni a sostegno di chi vive a stretto contatto con la malattia oncologica. Fondatrice e vicepresidente dell'associazione Agata, Mirna ha deciso di istituire l'associazione dopo aver scoperto la sua malattia. Agata è nata perché nessuno si senti solo. Con una traccia su metaverso e rischi della rete è cominciata a Melfi la 23esima edizione del Media Show, l'Olimpiade multimediale organizzata dal liceo scientifico Federico II di Svevia. A scuola sono arrivati il presidente della regione Vito Bardi, della provincia di Potenza Giordano e il prefetto di Potenza Michele Campanaro. Sentiamo Vittorio Laviano. Il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, della provincia di Potenza Cristian Giordano ed il prefetto Michele Campanaro hanno inaugurato la 23esima edizione del Media Show, l'Olimpiade multimediale organizzata dal liceo scientifico Federico II di Svevia a Melfi. Siamo alla 23esima edizione, questo è un dato che si commenta da sé. Essere oggi presenti con 80 studenti provenienti da tutte le parti d'Italia, con studenti dell'Albania è sicuramente un punto molto importante e che è un momento di gioia, perché condividere con tanti giovani quelle che sono poi per loro le prospettive del futuro credo che sia una cosa decisamente importante. Ho anche voluto sottolineare, visto che si parla di tecnologia, di impiego di mezzo informatico, di impiego dei social, di impiego di tutte le attività che fanno parte oramai del mondo odierno, di non farci travolgere da queste che sono le tecnologie più avanzate, perché al centro rimane sempre l'uomo, al centro rimane sempre la personalità di ognuno di noi, ma soprattutto nell'indirizzo di saluto che ho rivolto agli strumenti è quello di continuare non a sopravvivere ma a vivere, vivere una vita reale, essere convinti che solamente grazie alla cultura, grazie alla loro tenacia possono migliorare un mondo che è un mondo sempre più difficile da fronteggiare. Presidente, una targa che la provincia di Potenza ha deciso di, con la quale ha deciso di omaggiare questa scuola. Assolutamente sì, un piccolo segno di riconoscenza da parte della provincia di Potenza a questo istituto che in questi anni si è speso tanto per portare fuori dai propri confini il nome della Basilicata su argomenti di innovazione, di innovatività, di cultura come quelli che tratta attraverso il Media Show. Una manifestazione che negli anni quindi sta dando lustro, in qualche modo permette, si inserisce nel contesto delle azioni utili ad uscire dall'isolamento e utili ad arginare lo spopolamento della nostra terra. In questa occasione, come in tante altre in verità, credo che la centralità della scuola lucana, di quella potentina in modo particolare, sia un dato indiscutibile. Aver intuito 23 anni fa, aver avuto questa intuizione è la dimostrazione, la conferma di quanto possa dare anche in termini di contributi alla crescita l'istituzione scolastica per questa regione, e di qui anche il mio invito che ho rivolto ovviamente da prefetto di questa provincia alle istituzioni del territorio per continuare a sostenerla nella maniera più importante. Il dirigente scolastico Prospero Armentano ha fatto gli onori di casa. Sì, finalmente iniziata, dopo i saluti istituzionali i nostri ragazzi finalmente sono stati dislocati nei vari laboratori e possono iniziare ad operare. Il Media Show è iniziato. Al direttore scientifico dell'evento, il prorettore Unibus Nicola Cavallo, spetta il giudizio sulla traccia sottoposta agli 80 studenti concorrenti. Di questa traccia mai come oggi si trova, diciamo, in un momento particolare in cui la questione etica e morale di quello che rappresentano i social network, l'intelligenza artificiale, la definizione, il concetto di metaverso, stanno avendo proprio nel mondo, proprio di ieri l'idea di fermare, di fare un attimo uno stop per riflettere. Ci sono delle implicazioni molto
importanti. Quindi la tecnologia, la tecnica in realtà, più che la tecnologia, serve all'uomo per migliorare la propria vita, ma se ci deve essere un qualche motivo di criticità che possa essere negativo e indurre un po' al timore che la tecnica sopravanzi quello che è la libera scelta cosciente e responsabile che l'individuo deve fare, è chiaro che noi dobbiamo riflettere su questa cosa e dobbiamo, se necessario, porre anche dei limiti ben precisi. Una buona notizia per chi si metterà in viaggio durante le festività pasquali: ANAS fa sapere di aver ultimato, nel rispetto dei tempi previsti, l'intervento di manutenzione sul viadotto La Rossa, sul raccordo Siciliano Potenza, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro. La conclusione dell'intervento ha permesso di potenziare l'opera dal punto di vista sia statico sia funzionale, incrementando così gli standard di sicurezza e percorribilità dell'intera infrastruttura autostradale, con la rimozione del cantiere che prevedeva il restringimento della carreggiata in direzione Siciliano. Si rende regolarmente percorribile l'intera tratta di circa 1,4 chilometri tra gli svincoli di Vietri di Potenza e Buccino del raccordo. Relativamente ai cantieri, sulla statale 407 Basentana è fissata entro il prossimo mese di aprile l'ultimazione di altri due stralci dei lavori di installazione delle nuove barriere spartitraffico lungo l'arteria stradale. E siamo allo sport. Volley a 2, la Cave del Sole Lagonegro si prepara all'ultimo atto della regular season. Domenica trasferta difficile a Pordenone. Intanto in casa biancorossa Armenante e Boscardini fanno il punto della situazione e si può sorridere per la convocazione nella nazionale under 19 del giovane schiacciatore Saidi. Sentiamo Salvatore Colucci. Il conto alla rovescia è appena partito. La Cave del Sole Lagonegro domenica sera alle 18 sul parquet del Pordenone si giocherà le residue speranze di salvezza. Una permanenza in Serie A2 appesa ad un filo, visto e considerato che i biancorossi sono penultimi in classifica a meno 4 da Reggio Emilia, che occupa la terzultima piazza. I valnocini dovrebbero rosicchiare almeno un punto ai reggini per potersi poi giocare la permanenza e play-out e non retrocedere in A3. La cosa che ci è mancata quest'anno sicuramente sono stati i punti in classifica, perché le aspettative a livello di squadra erano totalmente altre. La cosa che cambierei assolutamente niente, perché è una squadra in cui tuttora credo, perché siamo un'ottima squadra, ottimi giocatori individuali e anche, come ho detto già, di squadra. Cosa dire, personalmente l'ho vissuta bene, anche perché il mio terzo anno qui alla Rinascita Volley Lagonegro, oltre a vederla come una seconda famiglia, una seconda casa, è una società che non ci ha fatto mai mancare nulla. Abbiamo combattuto tanto per restituire quello che ci è stato dato dalla società. Consapevole dell'elevata posta in palio anche il centrale biancorosso Andrea Orlando Boscardini, che però promette battaglia fino all'ultima goccia di sudore per provare a centrare la salvezza. Credo che la trasferta contro Pordenone sia l'ennesima battaglia, battaglia che affrontiamo ogni domenica dall'inizio dell'anno. Sicuramente tutti quelli che indossano questi colori sono intenzionati ad andare domenica a Pordenone con il coltello tra i denti e combattercela il più che possiamo. Intanto in casa biancorossa si può comunque sorridere, perché il giovanissimo El Saidi, che fa parte del vivaio giovanile della Rinascita, è stato convocato da mister Michele Zanin nella nazionale under 19, che sarà impegnata dal 7 al 10 aprile a Pordenone per il torneo Cornacchia World Cup. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19, ma non andate via, perché ora ci sono le previsioni meteo, come di consueto ogni venerdì, del nostro esperto meteorologo Gaetano Brindisi. Da parte mia è tutto, grazie per la cortese attenzione, a tutti voi l'auguro di un buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Appuntamento meteo molto sentito, molto richiesto, questo per le festività pasquali, ma vi dico subito, non ci sono buone notizie, perché torna proprio un colpo di coda dell'inverno, così come avevamo già anticipato venerdì scorso, quindi ci aspetta una diminuzione sensibile delle temperature, poi vedremo bene i dettagli, perché la pressione scende e perturbazioni fredde arrivano da
dal nord Europa e quindi ci aspetta un peggioramento a partire tra domenica e lunedì. Vediamo ora l'immagine del satellite, ci mostra una vasta saccatura proprio presente tra l'Inghilterra e la Francia. Vedete, una circolazione di pressione molto vasta che richiama aria fredda nord atlantica che colpisce tutta la parte occidentale dell'Europa. E la perturbazione che già, la prima parte della perturbazione che già interessa alcune zone dell'Italia centro-settentrionale. Infatti andiamo a vedere lo zoom sull'Italia centro-settentrionale. Abbiamo proprio la massima nuvolosità presente oggi che sta man mano arrivando da ovest, quindi si tratta di nubi alte e sottili, non danno ancora origine a fenomeni. Nella seconda parte della giornata probabilmente al nord già avremo delle precipitazioni. Rimane, come vedete, un pochino sgombra la parte del sud-est dell'Italia, ma anche qui nelle prossime ore arriverà un aumento della nuvolosità, ripeto, di tipo alto e stratificato. Vediamo a questo punto le cartine con l'aiuto della grafica di Meteo7. Ecco la previsione per oggi, una situazione che vede un generale aumento della nuvolosità, l'abbiamo vista la perturbazione arrivare da ovest. E quindi nel corso della giornata avremo un aumento delle nubi che saranno alte e stratificate, quindi velature via via più continue, più concrete. Queste velature andranno man mano aumentando, e quindi nel corso della seconda parte della giornata incominceranno a scendere anche di livello le nubi presenti sul nostro territorio. Le temperature per oggi si mantengono decisamente alte, vedete i valori, abbiamo circa le massime intorno ai 17 gradi su Potenza e 19 gradi su Matera, sono valori sicuramente molto al di sopra delle medie stagionali. Ci spostiamo ora alla giornata di domani, una giornata di domani che vedrà questo progressivo e continuo aumento della nuvolosità a partire da ovest. Infatti, vedete, sulla parte occidentale sono previsti dei fenomeni. Già domani mattina sulla costa tirrenica dovrebbero esserci delle prime piogge con una ventilazione che va aumentando proprio perché la pressione scende e scenderà molto nei prossimi giorni. Quindi sappiamo che la diminuzione della pressione richiama venti piuttosto forti, venti da sud-ovest che faranno innalzare leggermente le temperature minime. Vedete, 7 la minima potenza, ma cominciano a scendere le massime su valori intorno ai 15 gradi sul capoluogo e intorno 19 gradi a Matera. Rimangono ancora stazionarie le temperature massime sulla parte orientale proprio per via del vento di caduta dell'Appennino. Quindi comincia a scendere la pressione, comincia a scendere le temperature da ovest, un peggioramento via via progressivo. Infatti, vediamo la domenica. Domenica arriva la prima perturbazione che poi andrà a essere alimentata da aria fredda nel corso di lunedì, perturbazione che darà origine a delle precipitazioni sparse sulla nostra regione, non particolarmente forti, ancora le temperature sono su valori al di sopra delle medie, quindi non sono previste nevicate se non sulle cime proprio più alte del Sirino e del Pollino, in un contesto di ventilazione sempre molto presente, anzi in intensificazione. La pressione, diciamo, ripeto, continua a scendere. Le temperature, abbiamo una generale diminuzione a partire dalle zone occidentali con minime di 5 gradi a Potenza e 6 a Matera, massime di 14 gradi a Potenza e 17 gradi a Matera. Come vedete, i valori lentamente cominciano a riportarsi nelle medie stagionali. Veniamo ora alla giornata di lunedì, quando si forma una depressione proprio sullo Ionio. È una situazione tipicamente invernale, questa, con una depressione sullo Ionio che, se arrivasse in pieno inverno, darebbe tantissima neve. Siamo all'inizio della primavera, quindi ancora ci sono possibilità di nevicate piuttosto abbondanti. Lunedì, una giornata all'insegna del maltempo su tutta la nostra regione, con piogge sparse e anche diffuse, con nevicate che saranno abbondanti sulle cime appenniniche a partire dai 1000-1200 metri, ma laddove le precipitazioni saranno forti, le nevicate potrebbero arrivare fin verso i 600-700 metri. Quindi anche su Potenza, lunedì, soprattutto nella seconda parte della giornata, sono previste delle nevicate. Le temperature si abbassano molto, inizialmente in mattinata avremo ancora valori leggermente più alti, vedete le massime di 9 gradi, ma poi subito scenderanno le temperature e nella serata avremo valori decisamente al di sotto della media, freddo che durerà anche nei prossimi giorni. Quindi arriva molta neve in montagna e anche intorno ai 700-800 metri non sono escluse delle nevicate. Vediamo ora l'ultima cartina, quella degli spaghetti, ci mostra chiaramente un netto crollo delle temperature. Vedete, partiamo da una temperatura in quota 1500 metri di più 12 e nel giro di un paio di giorni arriveremo tra lunedì e martedì, arriveremo a meno 3, quindi un crollo di 15 gradi, torniamo decisamente sotto le medie. Vedete,
Per il proseguo della settimana pasquale, temperature decisamente al di sotto delle medie. C'è qualche buona notizia dal punto di vista delle precipitazioni: per Pasqua sembrerebbe che il tempo vada migliorando, quindi temperature fredde fino a venerdì con maltempo, più qua e là maltempo che potrebbe interessare la nostra regione fino a giovedì, ma poi nel fine settimana, almeno dal punto di vista delle temperature, dovrebbero aumentare, quindi un miglioramento c'è da aspettarci. Sicuramente venerdì prossimo faremo il punto della situazione per Pasqua e per Pasquetta, ripeto, sempre previsioni molto attese. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e buon proseguimento con i programmi della Nuova TV. Arrivederci.